È una domenica che vale almeno una pagina di quelle da ricordare nella storia di Lecce e Torino. Mai avevano vinto sotto la Mole i salentini al primo successo esterno stagionale, mai i Granata avevano perso 6 gare di fila. Così dalla curva Maratona prima messaggi espliciti, poi la contestazione che rende pesante l'aria negli spogliatoi. Noi stiamo dando il meglio di noi stessi, di quello che possiamo fare e dare per cambiare un po' questa serie negativa, che però esiste, perciò ci obbliga in questo momento a star zitti, a chiedere scusa alla gente. Gara bella solo a metà, la cosa più importante del primo tempo, un testa a testa sotto porta tra Sesa e Bonomi. Il palo salva invece in avvio di ripresa Chimenti dall'errore di posizione dopo il tocco di Ferrante. Poi viene fuori il Lecce, punizione assist di Savino per Lucarelli, grande controllo, bel gol. Dopo Reggio Calabria vorrebbe provarci anche oggi il giovane Calaiò, 18 anni ieri, subentrato a Tricarico. Riesce comunque ad essere decisivo procurandosi il rigore che Ferrante trasforma per il temporaneo 1-1. Ma proprio quando la grande paura sembra passata, ecco di nuovo Lucarelli che manda all'inferno il Torino.